Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial per la compilazione delle domande di eh, assegnazione provvisoria 2023-2024 o di utilizzazione per per esempio eh, chi vuole andare su eh, sostegno. Entriamo nel sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, andiamo sulle istanze online e facendo accedi Attraverso lo speed si entra nella funzione delle istanze dove esistono le domande che andrebbero compilate. Andando alla domanda che riguarda l'organico di fatto. Dunque, la presentazione della domanda in, di mobilità in organico di fatto, questo è il modello che eh, molti docenti dovranno compilare per fare la domanda di assegnazione provvisoria. Si sottolinea che non tutti i docenti potranno compilare la domanda in modello digitale perché alcuni non vengono riconosciuti dal sistema e in particolare tutti gli assunti in ruolo 2022-2023 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 73. Che, eh, prevedeva proprio l'accesso ai ruoli dalle gps di prima fascia eh, per il sostegno o attraverso il concorso straordinario bis andiamo e queste persone quindi dovranno compilare la domanda in modalità cartacea e inviarla tramite PEC all'ufficio scolastico eh, della provincia in cui vogliono oh, l'assegnazione provvisoria in, chi Invece può compilare la domanda in modello digitale? Deve fare Vai alla compilazione. Facendo Vai alla compilazione si entra in una pagina dove eh, vengono citate le norme sui dati personali, sull'informativa della, della privacy. Facendo, ho letto e andando avanti si entra in una pagina, pagina dell'anagrafica del docente e facendo ancora avanti si arriva proprio alla eh, scelta del tipo di domanda che si vuole fare. Quindi appunto si entra nella presentazione delle domande di mobilità in organico di fatto del personale docente e si deve andare a selezionare da questo menu tendina il tipo di domanda, cioè di se vuole essere indirizzata all'ordine della scuola dell'infanzia, della primaria della secondaria di primo grado oppure la secondaria di secondo grado, per esempio, facciamo scuola secondaria di secondo grado. Una volta selezionata questo menu, dunque, selezionato. Il, la scuola secondaria di secondo grado si deve scegliere ecco, cosa si vuole fare se assegnazione provvisoria e dunque indicare la provincia per cui si vuole accedere all'assegnazione provvisoria oppure uh, l'utilizzazione interprovinciale nei casi di chi la può fare e l'utilizzazione provinciale facendo poi il tasto inserisci vediamo per esempio l'assegnazione provvisoria l'assegnazione provvisoria viene deve essere scelta la provincia facciamo ad esempio scegliamo una provincia tipo uh, catania e vedete scegliendo catania si clicca su catania si fa inserisci e si parte dunque con la domanda, il poter compilare la domanda e le varie sezioni per l'assegnazione provvisoria della provincia, appunto, di Catania. Vediamo le sezioni, sezione D è la sezione delle precedenze, la sezione F è quella delle esigenze di famiglia e via via eh, le, tutte le altre eh, sezioni, che eh, non tutte sono, diciamo, vanno compilate obbligatoriamente, ma una di queste è obbligatoria, per esempio la sezione f la sezione f diventa diciamo assolutamente obbligatoria poi vedete che si possono scegliere le preferenze che è anche obbligatorio inserirle e poi vedete qui gli allegati vediamo un attimino facciamo un esempio di come si compila la sezione f delle esigenze di famiglia ecco si apre la sezione f le esigenze di famiglia e si chiede il ricongiungimento che può essere fatto o al coniuge o al convivente della parte di unione civile o a un familiare nel comune, di, cioè il familiare per cui eh, può essere eh, il, un genitore o può essere un figlio o anche può essere un eh, parente o affine fino al secondo grado ma con eh, convivenza certificabile. Si sceglie il comune facendo scegli comune e quindi si deve scegliere un comune di eh, Catania, per esempio proprio la città di Catania, e quindi il docente avrà assegnato sei punti per il ricongiungimento. Poi si dovranno segnare i numeri di figli di età inferiore ai sei anni. Ricordiamo che in questo caso questo consentirebbe anche una. Uh, Precedenza, comunque, segniamo per esempio che c'è un figlio di, di età inferiore ai 6 anni, e questo ci consentirà appunto di poter cominciare a salvare la domanda facendo salva. Speriamo che questo breve video tutorial sia utile ai nostri telespettatori. Ne posteremo in questi giorni anche altri. Un saluto a tutti quanti.